Ciao, sono Teresa, la viaggiatrice Lemat. In questo viaggio sono venuta all'ostello di Bagnacavallo, in Romagna, vicino a Ravenna. Avevo due necessità opposte, quella della protezione che può dare una piccola comunità e insieme quella della libertà di espressione. Lemat mi ha detto di venire qui a trovare la cooperativa Il Mulino, che gestisce l'ostello, situato all'interno dell'antico convento di San Francesco. Arrivo con il treno da Bologna e, in 10 minuti, a piedi raggiungo l'ostello. Buongiorno. Buongiorno a lei. Ben arrivata. Grazie. Sono... Signora? Ho una prenotazione, nome Teresa. La Teresa di Lemat. Alla reception conosco Claudia, che mi suggerisce posti interessanti da vedere, tra natura, cultura, cibi e vini tipici. Mi servono due firme. Gli interni sono altrettanto imponenti degli esterni. Soffitti altissimi. I finestroni e lunghi corridoi. La camera ha due letti a castello e molto spazio. Mi sdraio sul letto e mi sento subito a mio agio. Vado a provare anche il bagno. Provo a mettermi nei panni di una persona che usa una sedia a ruote e trovo che queste caratteristiche di spazio sono l'ideale. Sento delle voci provenire dall'esterno, apro la finestra per guardare fuori e vedo nel chiostro delle persone che sembra stiano facendo un laboratorio di teatro. Scendo per conoscerli e vedo con quanta libertà si muovono all'interno dell'ostello. Giocano nei corridoi. Giocano con l'ascensore, grande e adatto a contenere anche una sedia a ruote. Adesso che ho sperimentato le potenzialità di questo spazio, mi posso immaginare com'era qui 2 settimane fa, quando c'è stato un convegno internazionale di sciamani. Quasi quasi sento i loro mantra, le invocazioni, la ricerca di spiritualità amplificata dalle mura plurisecolari. Questa sera vado fuori con la guida che mi hanno dato qui all'ostello per una tranquilla passeggiata per il centro medievale di Bagnacavallo. Scopro che si può girare tutto a piedi. Claudia mi ha detto: vai in Piazza Nuova, troverai una manifestazione chiamata Degusto con Gusto, che offre assaggi dei vini locali. Piazza Nuova è una piazzetta porticata, medievale, di forma ellissoidale, che per un paio di giorni si trasformerà in un'ampia osteria all'aria aperta. Munita del taschino con bicchiere da assaggio,
giro fra gli stand delle varie cantine locali. Per fortuna, compreso nel prezzo del biglietto di entrata, ci sono anche due buoni per mangiare qualcosa. Già comincio a sentirmi un po' brilla. Buongiorno. La mattina successiva mi aspetto una colazione ricca che comprende anche l'abbondante frutta locale. Un cappuccino, sì, grazie. E questo caffè. Bene, il caffè, grazie. Ma scusi, la domanda è sì? San Francesco? Sì, quello è San Francesco. Ho capito. Nel pomeriggio prendo a noleggio una bicicletta dell'ostello e lungo un'ampia ciclabile in un quarto d'ora raggiungo Villanova di Bagnacavallo per visitare l'ecomuseo delle civiltà palustre, cioè delle paludi. Una signora pluriottantenne che sta intrecciando una borsa di vimini mi racconta come da bambina la cura delle canne e delle erbe di palude fosse il lavoro che le aspettava la mattina prestissimo, prima di andare a scuola e subito dopo la scuola. In quel suo misto di italiano, dialetto e dialetto italianizzato, inventato per la mia comprensione, con un atteggiamento aperto e senza diffidenza, mi racconta tante cose della sua vita, dall'infanzia alla guerra. A lei si aggiunge un'altra nonnina, questa volta plurinovantenne. Il segreto di tanta vitalità, penso, è tutto il lavoro che hanno fatto e che continuano a fare con le loro erbe palustri e le loro canne e l'uso della bicicletta. Mi godo la seconda notte di sonno e mi dirigo in bicicletta a fare una visita al Podere Pantaleone, a poca distanza dal centro. Area verde, rinaturalizzata, con piante e animali autoctoni e messa a disposizione del pubblico. Mi hanno detto che si possono anche prenotare delle escursioni notturne per vedere le lucciole. Tra le tante cose, per caso ho potuto vedere anche una mostra sulle vignette di Sergio Staino, che poi ho anche avuto il piacere di conoscere. Dopo l'ultima notte trascorsa qui, saluto il romagnolo Bagnacavallo, me l'hanno insegnato qui. Auf salut tot e parto. Grazie Le Mat per avermi fatto conoscere un altro luogo speciale, con persone speciali.